un volo di farfalle. Già il titolo colpisce il lettore, perché in queste poche parole si racchiude un intero mondo e ci racconta che le farfalle non vivono un solo giorno, ma vivono anche 15 giorni, anche 20, qualcuno anche 30, ma non di più. Nonostante ciò, la loro bellezza, la loro leggerezza è tale da lasciarci sempre stupiti ad osservarli. Ed è così che le liriche di Elisabetta degli Atomi lasciano il lettore che diventa osservatore della bellezza dei versi, della capacità di rendere leggeri gli argomenti che li caratterizzano. La tristezza e la nostalgia, che sono parte imprescindibile del poeta per se stesso, sono ugualmente presenti nelle liriche, ma la capacità della poetessa di mettere insieme parole e sentimenti portano al lettore attento l'emozione che le ha generate. Si evince dalla lettura delle poesie di un volo di farfalle tutta la capacità dell'artista nell'utilizzo del linguaggio, nonché la profondità del suo animo. Spesso le parole utilizzate danno anche un senso di modernità al linguaggio, che quindi è adatto anche ai più giovani. Io mi sono soffermata su varie poesie, l'hanno già fatto molto bene tutti gli altri, e quindi non è un mio compito parlarne, però ce n'è una che voglio citare perché mi ha colpita, non è stata citata, che è Il treno del tempo, perché parla proprio del trascorrere del tempo, una cosa che ci riguarda un po' tutti. Citerò solo due versi, non vi preoccupate, voi me la leggerete con calma, per conto vostro ci troverete sicuramente con gli spunti. L'autrice dice: siamo su un treno lento che ci emoziona l'ansia della vita. In questa frase riconosciamo l'ansia giovanile che poi, più in là del tempo, muterà in una voglia di rallentare, di ritornare indietro, perché il treno corre troppo in fretta. Infatti l'autrice dice: e con la fantasia tornare indietro a caccia di ricordi sulle rotaie antiche. Chi è che di noi non si ritrova in questi versi? Così come anche ci ritroveremo in tante delle vite di Elisabetta, come è successo a me, ma non me le cito sicuramente. Però voglio concludere dicendo che se il compito della poesia è quello di trasmettere delle emozioni e di riportare ai giusti sentimenti l'animo umano, si può dire che il compito di Elisabetta Gliardi con il suo libro Un volo di farfalle è sicuramente